Bene, buongiorno a tutti, ringrazio anch'io ovviamente per l'invito. Spero che, allora, il mio tema è quello della riproduzione e spero che le riflessioni che voglio condividere con voi oggi possano dare un contributo al dibattito che seguirà in merito alle forme di organizzazione e di conflitto e magari essere anche spunto per un futuro convegno più focalizzato su queste tematiche. Dunque, come ormai moltissime femministe, insomma il pensiero femminista ha insegnato, e tra queste pensatrici la più famosa oggi direi che è Silvia Federici, per comprendere le trasformazioni in atto nei processi di accumulazione capitalistica è fondamentale e indispensabile includere nell'analisi la sfera della riproduzione e il suo rapporto con gli assetti produttivi. In particolare oggi, appunto, prendendo la logistica come prisma di analisi, parto da una riflessione, un ragionamento che ho condiviso insieme a Devi e un'altra collega che si chiama, e amica e compagna che si chiama Gabriella Alberti, molti di voi la conoscono. Un ragionamento che partiva dalla considerazione che la frammentazione dei processi produttivi di distribuzione e di consumo che è in atto ha trasformato il confine spaziale e temporale tra lavoro e non lavoro e tra sfera della produzione e della riproduzione, rendendolo sempre più sfumato e poroso. A partire da questo ragionamento, io provo a proporvi due angolature di analisi per riflettere appunto sul rapporto tra produzione e riproduzione, tenendo in particolar modo in considerazione il comparto, diciamo, della logistica. La prima angolatura che vi propongo mi porta a riflettere su come la diffusione delle forme produttive a rete e del ruolo della logistica facciano affidamento su specifici aspetti e assetti delle forme di organizzazione della riproduzione nelle diverse parti del mondo in cui, che vengono toccate all'interno appunto della produzione a rete, delle reti globali del valore. Infatti è indispensabile, è fondamentale rendere visibile il ruolo della riproduzione nei processi di accumulazione e nelle filiere globali, cioè come la riproduzione rende possibili questi assetti produttivi e come diverse modalità di organizzare e di gestire la riproduzione della vita nella quotidianità rendono possibili le filiere globali. Quindi, questo vuol dire andare a ragionare sia su come avvenga la socializzazione dei futuri lavoratori, come avviene la distribuzione dei costi della riproduzione della manodopera, come avvengono i processi, le forme di mantenimento, di generatività e di cura della forza lavoro, ma anche quali sono le condizioni di vita dei lavoratori dentro e fuori i luoghi di lavoro, quindi la qualità della vita, se vogliamo, dentro e fuori i luoghi di lavoro. E da questo punto di vista, quindi, provo ad analizzare l'intreccio tra sfera della riproduzione e sfera della produzione nell'ambito dei processi di riorganizzazione produttiva a livello globale. E vediamo come in alcuni nodi di queste reti a livello globale osserviamo che il rapporto tra produzione e riproduzione si separa, ovvero la riproduzione avviene in luoghi diversi da dove avviene la produzione. Pensiamo alle famiglie globali di molti migranti impiegati in questo settore che sono situate in luoghi anche molto lontani da dove si svolge il lavoro.
E in altri casi vediamo come invece le due sfere, cioè quella della produzione, quella della riproduzione e quella della produzione, si sovrappongono. Questo ce lo mostra ampiamente Pungai nelle analisi sulla Foxconn, ma anche Devi sulla Foxconn in Cina, ma lo vediamo anche molto più vicino a noi, qui a Padova, nelle aziende agricole della bassa padovana, dove i lavoratori vengono ammassati in vecchie case nei pressi dei campi, e quindi la dimensione, la sfera riproduttiva viene compressa a favore della messa a lavoro immediata dei lavoratori. E lo vediamo anche in questi camioncini di cui si parlava prima e di cui si parlava anche oggi in un articolo sul Manifesto, questi camioncini guidati da camionisti prevalentemente provenienti dall'est Europa, dove all'interno dei quali si svolge il lavoro ma anche l'attività riproduttiva. E quindi dove queste due dimensioni sono compresse e sovrapposte nel vivere nei luoghi di lavoro. Provo a fare alcuni esempi più specifici di queste questioni. Per quanto riguarda come si articoli il rapporto tra produzione e riproduzione nelle reti globali del valore, un interessante studio relativo alle Filippine mette in luce come il lavoro femminile negli stabilimenti industriali nelle Filippine permette di finanziare l'emigrazione internazionale degli uomini filippini, le cui rimesse permettono alle famiglie filippine di sopravvivere, di sostenersi a fronte di salari molto compressi. Quindi vediamo come le due dimensioni si intreccino. Dall'altro lato, di nuovo venendo insomma più vicino a noi, pensiamo come il lavoro nella logistica, pensiamo ai magazzini, ma anche appunto, come dicevo prima, al lavoro dei camionisti qui in Italia e in Europa. E se guardiamo questo lavoro ci rendiamo conto che è un comparto altamente maschilizzato, dove lavorano prevalentemente uomini, i cui ritmi di lavoro sono difficilmente conciliabili con la vita e con la, quindi con le attività, con la pluralità di attività legate alla riproduzione. Tra parentesi, dobbiamo iniziare a pensare che la riproduzione e la conciliazione tra vita e lavoro non debba essere una questione prettamente femminile, ma dobbiamo abituarci a pensare che questa questione riguarda tutti. Certo, la difficoltà di conciliare pesa di più sulle spalle delle donne, perché su di loro si concentrano i carichi di lavoro domestico e di cura, ma dobbiamo iniziare a pensare in un altro modo. Altrimenti riproduciamo le asimmetrie e le diseguaglianze di genere. Quindi, dicevo, si tratta di una manodopera prevalentemente maschile, formata da prevalentemente lavoratori migranti, la cui riproduzione viene garantita nella gran parte dei casi dal lavoro domestico e di cura gratuito delle donne che sono situate qui in Italia, così come nei paesi di origine, in base a le diverse modalità di organizzazione della riproduzione. Donne che sono mogli, sono le madri o possono essere anche le figlie di questi uomini impiegati in questo settore. Nel momento in cui anche le donne lavorano, a quel punto spesso entrano in gioco, ad esempio, cioè anche le mogli lavorano, in quel punto entrano in gioco molto spesso le nonne che viaggiano tra un paese all'altro per garantire la cura dei figli. Proprio per questo forse potremmo parlare di una logistica della riproduzione. Volevo mostrarvi una citazione che però non si apre, da un'intervista che ho raccolto qualche anno fa, ve la leggo proprio per vedere quali sono i costi di questa modalità
di organizzazione del lavoro nel settore della logistica. Questa donna è una donna rumena di 35-36 anni che vive nell'Alta Padovana e mi dice: mio marito fa il camionista, è da 8 anni che io lo aspetto, parte al lunedì e torna al venerdì, avendo 2 figli adesso, chi li cresce? Io? Quindi la solitudine è tanta. Non sono mai andata a mangiare una pizza insieme alle mamme dei compagni di classe di mio figlio, perché quelle volte che c'era la cena o era venerdì ed era appena tornato mio marito, o mio marito non c'era e io non sapevo a chi dare i figli. Sabato e domenica sono gli unici giorni che c'è mio marito, quindi me li tengo sempre liberi, non li perdo per nessuna ragione al mondo, il weekend me lo tengo per me e la mia famiglia. Quindi le parole di questa donna ci mostrano quanto l'intensificazione dei ritmi di lavoro, l'estensione della giornata lavorativa, la flessibilità sempre più spinta del lavoro nel comparto, in particolare della logistica, sia possibile grazie o, come abbiamo visto prima, alla compressione del tempo per la riproduzione, quindi vivere sul camion, o dall'altro lato grazie allo sfruttamento del lavoro gratuito delle donne, sfruttamento reso possibile, fondato sulla distribuzione asimmetrica del lavoro di riproduzione e su relazioni di genere diseguali che vengono continuamente riprodotte e date per scontate come se fossero naturali. La solitudine e l'isolamento di cui soffre questa donna rumena sono gli effetti perversi delle forme del capitalismo contemporaneo che continua a nutrirsi di rapporti gerarchici e asimmetrie di potere tra uomini e donne che legittimano la perpetuazione della divisione sessuale del lavoro come pilastro su cui si costruisce lo sfruttamento dei lavoratori salariati delle catene globali del valore. La seconda angolatura, e provo andrò sicuramente più veloce, riguarda una riflessione più ampia, cioè quindi che va oltre il lavoro specifico nel comparto della logistica, in merito alle implicazioni però sul comparto della logistica delle più ampie trasformazioni delle politiche di welfare e del lavoro in corso, cioè quindi come le trasformazioni delle politiche di welfare, le trasformazioni del lavoro, non solo nel comparto della logistica, stanno dando forma però a un particolare assetto della distribuzione delle merci. L'analisi del bilancio tra tempi di vita e di lavoro ha sottolineato come la pressione sui tempi, che per tutto il Novecento è stata continua all'interno del processo lavorativo, interessa sempre più spesso la stessa sfera della riproduzione sociale e in particolare gli aggregati domestici. Oggi la riprivatizzazione dei servizi attraverso le politiche di austerity legittimate dalla crisi economica genera da un lato la contrazione del tempo libero dal lavoro, sia pagato sia non pagato, cioè abbiamo tutti meno tempo, sia lavoro pagato sia non pagato, soprattutto meno tempo libero, e dall'altro lato richiede, favorisce la mercificazione di una parte del lavoro di riproduzione. Nel ridotto tempo quindi di non lavoro, lavoratrici e lavoratori divengono sempre più spesso consumatori di merci e servizi prodotti e venduti da altri, che sono questi altri spesso donne migranti, giovani o lavoratori appartenenti a minoranze linguistico-culturali, che devono essere loro sempre, come vedevamo prima, sempre flessibili per rendere le attività di consumo conciliabili con le attività lavorative. Pensiamo quindi ai fattorini, ai riders, che soddisfano questa crescente domanda di servizi alla persona privatizzati e a basso costo, ma anche ai facchini che devono lavorare nei magazzini a tutte le ore, proprio per rendere possibile questa distribuzione delle merci e rendere possibile queste forme di consumo. Concludo il mio intervento con alcune considerazioni in merito alle forme di organizzazione sindacale e di mobilitazione dei lavoratori. In questi anni abbiamo visto che come il ruolo delle reti etniche e delle comunità
possa trasformarsi da attore di controllo sociale, di disciplinamento del lavoro, al servizio del capitale, ha importantissime risorse che danno forza, danno energia e rendono spesso possibili le mobilitazioni dei lavoratori e le lotte. Tuttavia, se vogliamo veramente affrontare il nervo scoperto della riproduzione e delle questioni di genere, dobbiamo avere la forza e l'intelligenza di guardare cosa succede dentro alle comunità. Come sappiamo, le comunità di qualsiasi tipo, esse siano, sono realtà sociali spesso sbasate su stretti legami sociali che garantiscono da un lato la solidarietà, ma dall'altro lato rafforzano, permettono un forte controllo sociale dei propri membri. Inoltre le comunità sono spesso strutturate in termini gerarchici da asimmetrie di potere che molto spesso riguardano innanzitutto le asimmetrie di genere, e questo permette diseguaglianze, ingiustizie, forme di violenza, come non una di meno ci ricorda. Se vogliamo quindi rafforzare il coinvolgimento delle comunità nelle lotte operaie, credo che sia cruciale entrare in questo terreno scivoloso, molto scivoloso, che finora è stato evitato per evitare di indebolire le lotte e la costruzione di rapporti di fiducia con i lavoratori e tra i lavoratori, ripeto, che sono appunto molto spesso degli uomini. Quindi delle diseguaglianze di genere dentro le comunità ne abbiamo avuto spesso sentore, ma è sempre stata una questione latente, rimasta sullo sfondo, che per tanti motivi comprensibilissimi e anche in parte condivisibili non è stata affrontata. Credo però che se vogliamo, ripeto, affrontare veramente questo nervo scoperto, sia arrivato il momento di affrontare questa questione, e lascio dunque questo tema per il dibattito. Grazie dell'attenzione.